Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Alana e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano gli incredibili e particolarissimi macaron. Si tratta di due fantastici gusci di meringa alle mandorle con una fantastica ganache nel loro interno. Si pensa che la ricetta sia nata intorno al XVI secolo a Venezia, quando Caterina de' Medici importò questa ricetta in Francia perché si doveva sposare con Enrico II. Però la ricetta originale prevedeva che i macaron fossero un semplicissimo biscotto. L'utilizzo di creme, liquori o spezie iniziò a essere diffuso verso la seconda metà dell'Ottocento. Ma la ricetta come noi la conosciamo oggi è nata nel 1930 nella pasticceria francese Louderie, da un pasticcere chiamato Pierre Desfontaines. Lui ebbe la geniale idea di abbinare ai due gusci di meringa una favolosa ganache al cioccolato e divenne un produttore famoso proprio grazie alla creazione di questo dolce. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Per prima cosa prendiamo 150 g di farina di mandorle che andiamo a posare su una teglia di 36 cm x 38 con della carta da forno. La andiamo a stendere bene e la cuociamo a forno normale già caldo a 180 gradi per 5 minuti. Appena sfornata la lasciamo raffreddare completamente. Prendiamo un mixer, ci mettiamo dentro la nostra farina di mandorle e 150 g di zucchero a velo. Poi lo chiudiamo e lo lasciamo andare per 20 secondi. Poi andiamo a spegnere il nostro mixer, aiutandoci con una spatola togliamo il composto rimasto lungo i bordi e lo riaccendiamo per altri 20 secondi. Ripetiamo questa operazione altre due volte. Quindi in totale dovranno essere 4 volte. Adesso possiamo setacciare tutta la nostra farina. La parte che non passa dal setacino la andiamo semplicemente a mettere in una ciotola e continuiamo così finché non finiamo tutta la farina. Dopo aver finito lo setacciamo per la seconda volta ripetendo lo stesso procedimento di prima. Quindi mettiamo la parte che non passa dal setacino in una ciotola. Nella ciotola grande abbiamo messo tutta la farina setacciata, in quella più piccola invece abbiamo messo la parte residua. La parte che non passava dal setaccio la dobbiamo pesare e aggiungere tanta farina di mandorle setacciata quanto è il peso della parte residua, quindi se il residuo è di 20 g dobbiamo aggiungere altri 20 g di farina setacciata al composto grande. Poi aggiungiamo 55 g di albume d'uovo invecchiato 3 giorni nel frigo e lo iniziamo a mescolare aiutandoci con una spatolina finché non sarà completamente incorporato. Poi lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Nel frattempo prendiamo un pentolino, ci mettiamo 150 g di zucchero, 38 ml di acqua e lo lasciamo raggiungere la temperatura di 112 gradi. Raggiunta la temperatura prestabilita, prendiamo una ciotola, ci mettiamo 55 g di albume d'uovo e lo montiamo finché non diventerà una bella schiuma. Subito dopo aggiungiamo 15 g di zucchero semolato per dare più stabilità ai nostri albumi e li montiamo finché non avranno questa consistenza. Quando il nostro zucchero avrà raggiunto la temperatura di 118 gradi, lo andiamo ad aggiungere a filo al nostro composto di albumi, finché non lo finiamo tutto. Quando la meringa avrà raggiunto la temperatura di 40 gradi ci fermiamo di lavorarla perché vuol dire che è pronta e formerà il classico becco. Andiamo ad aggiungere un pochino di meringa al nostro composto di mandorle in modo da ammorbidirla un pochino. Quando sarà abbastanza morbida aggiungiamo tutta la restante meringa e continuiamo a mescolare per bene finché non si sarà ben assorbita al nostro composto. Il passaggio che vediamo adesso è molto importante, si chiama macaronage. Consiste nel prendere parte del nostro impasto, schiacciarlo lungo i bordi, ripulire e raccogliere tutto il nostro impasto lungo i bordi con una marisa e ripetere questo procedimento per 5-6 volte. Quando raggiungerà questa consistenza, quindi cade come un filo di seta e non si rompe mai, vuol dire che è pronto. Prendiamo una sac à poche con una bocchetta di 1,5 cm e andiamo a sporcare di due colori diversi uno stuzzicadente. Andiamo ad alternare i nostri colori in altezza nella nostra sac à poche
iniziando dalla punta e proseguendo verso l'alto. I colori dovranno essere alterni e richiamare una specie di croce. Aggiungiamo il nostro impasto poco alla volta nella nostra sac à poche. Il nostro consiglio è quello di metterne poco alla volta e di creare più sac à poche in modo da preservare il colore. Successivamente prendiamo una teglia con carta da forno e ci mettiamo dell'impasto lungo gli angoli. Finalmente possiamo creare i nostri fantastici macaron. Quindi prendiamo la nostra sac à poche, applichiamo un pochino di pressione e creiamo 3-4 vortici uno sopra l'altro, esattamente in questo modo. Dovranno avere un diametro di circa 3-4 cm. Come potete notare, questa è un'altra sac à poche, sempre per lo stesso motivo di prima. Vogliamo creare dei macaron dai colori sgargianti. Se notiamo delle piccole bolle d'aria, le andiamo a scoppiare e mettiamo a posto il nostro macaron, aiutandoci con uno stuzzicadenti. Battiamo i macaron per renderli più uniformi. Poi li lasciamo ad asciugare a temperatura ambiente per 30 minuti un'ora, in modo che formino una leggera crosticina. Quando tocchiamo i nostri macaron e vediamo che sono perfettamente lisci e non si attaccano alle nostre dita, li possiamo cuocere in forno già caldo, 130 gradi ventilato, per 16 minuti. Nel frattempo tagliamo a scaglie 200 g di cioccolato fondente. Poi lo andiamo a trasferire in una ciotola. Prendiamo un pentolino, ci versiamo 200 ml di panna fresca e 10 g di caffè solubile. Poi lo mescoliamo un pochino e lo lasciamo sul fuoco finché non raggiungerà l'ebollizione. Poi versiamo la nostra panna calda sopra la cioccolata, la mescoliamo per bene finché non raggiungerà questa consistenza. Poi la mettiamo da parte fino al momento del bisogno a temperatura ambiente. Questo è relativo, ma abbiamo deciso di fare un'altra crema. Mettiamo in una ciotola 200 g di Philadelphia e lo lavoriamo con le fruste. Poi aggiungiamo 60 g di zucchero a velo in due fasi. Continuiamo sempre a mescolare il nostro composto. Subito dopo aggiungiamo anche i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e continuiamo sempre a lavorare il nostro composto. Aggiungiamo 150 g di burro morbido poco alla volta e quando avremo finito di aggiungerlo tutto lo mescoliamo per 4 minuti. A questo punto trasferiamo tutta la crema dentro una sac à poche, poi la mettiamo nel frigo fino al momento del bisogno. Ecco a voi la nostra prima teglia di macaron. Adesso la lasciamo raffreddare completamente. Una volta freddi li stacchiamo dalla carta da forno. Come potete vedere sono cotti alla perfezione. I macaron si devono presentare in questo modo: leggeri, croccanti, base perfettamente liscia e la loro classica coroncina esterna. Con questa ricetta vengono 90 gusci di macaron, quindi 45 copie. Se ne manca qualcuno vuol dire che ce lo siamo assaporato. Iniziamo a riempire i nostri macaron con la crema. Vi ricordiamo che deve avere lo stesso spessore del guscio del macaron. E voilà! Ecco a voi il nostro macaron pronto! Ora riempiamo i nostri macaron anche con la ganache al cioccolato. Ecco qui i nostri stratosferici macaron. Adesso li mettiamo nel frigo a riposare e assestarsi per 24 ore.
ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso possiamo gustarci queste meraviglie di macaron. Sono creati proprio a regola d'arte, il gusto è buonissimo, leggero, cotto alla perfezione e si sente proprio il gusto della mandorla tostata. Poi c'è la ganache al cioccolato, bella vellutata e corposa, che va ad aggiungere un gusto in più ai nostri macaron e li completa in un modo davvero unico. Insomma, sono favolosi, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.